Allora, salve gente, oggi siamo qui io e Zeus, per una dimostrazione di fiducia e rispetto reciproco che c'è tra noi. Zeus, dove sei? Ah, stavi dietro. Allora, cosa succede? Vedete? Lui adesso vuole giocare, no? Beh, lui non sa che io adesso gli farò fare una cosa. Però gliela farò fare. Sono le ore 13:26 dal microonde e anche da vabbè, l'orologio che sta lassù segna 26, 27, boh, vabbè. Però è una giornata come un'altra. Allora, se c'erano i vicini, perché c'hanno paura. Però, le paure delle persone, qualsiasi genere di paura, io la vedo a questo modo. Ogni paura che uno ha è un impedimento a fare qualcosa. Quindi non ci dovete, secondo me, secondo la mia idea, avere paura di fare le cose. Sì, magari ci saranno i rischi, ci saranno pericoli, ci saranno cose che magari sfuggono a, come dire, come lo glielo dimo, Zeo? Come glielo dimo? Che possono sfuggire, diciamo, mente, alle mani, possono sfuggire dalle mani delle cose che sarebbero meglio non succedessero. Io ho premesso questa cosa, non la fate. Se avete un cane come il mio, perché comunque è molto pericoloso sia per le persone sia per le macchine, perché comunque all'1:30 passa nelle macchine a rotta di collo, e non è soltanto una cosa che uno dice perché non c'è voglia di portarlo fuori, ci facciamo 5 km al giorno, quindi voglio dire, lui è abituato a starmi sempre vicino. Anche se io apro la porta di casa, qualsiasi cosa che nota in giro, che vedete che guarda, scruta, controlla, da quel lato là, diciamo, di solito escono fuori qualche volta, raramente, delle pantegane, che tanto come c'è in tutte le case, a parte oggi che c'è, dicevo, come oggi che fuori c'è la mondezza. Perché deve venire a ritirare la plastica e la carta, credo. Comunque, è anche perché qua stanno sistemando l'abitazione, quindi hanno dato una pulita all'abitazione. Ok. Vabbè, ma non era questo qui il discorso. Non era questo qui quello che vi volevo far vedere e che vi volevo far capire. Ripeto, non lo fate a casa, non lo fate con il vostro animale. Se non siete sicuri, animali, io per me non è un animale, comunque, se non siete sicuri di quello che fate, quindi andrò a illustrarvi quello che la nostra, diciamo, connessione, la connessione tra me e lui, che non è solo rispetto dell'animale verso, diciamo, tra virgolette il padrone, ma è anche un cerchio della vita che c'è, che esiste, che non tutti, ciao, che non tutti vediamo e
Approcciamo adesso con una nota di sarcasmo, ok? Quindi, vabbè, basta con le discussioni, passiamo a far vedere quello che Zeus deve a Mosca. Questa stronza. Che Zeus fa? Allora, Zeus, sei pronto? Sei pronto, pronto? Vai! Vai! Due. Sento da mangiare la gente. Guardala, guardala. Lo va a controllare. Capito? Controlla se ci sono animali. Controlla se ci sono cose che non ci dovrebbero essere. Devo. No, su. Vieni qua. Devi andare là, controllare il pantegane. Vai. Bravo. Solo gira lì di dietro, controlla dietro a tutte le piante, dietro a tutte le buche, vedete? Si vede poco, perché comunque c'è la scala. Io non volevo scendere perché se io scendo dopo mi si mette a fianco. Ciao bella! A posto, è tutto a posto? Dai, su. Ciao. Eh? Come ti Chi? E ca, Zeus! È sempre quello. No, non te dare. Vuoi te lo mando? Dai, vieni qua. Si è bagnato le zampe. Andiamo? Dai, su! Ecco qua. Hai fatto il dovere tuo. Bravo. Ciao bella! Allora, prego, entra. Fammi chiudere la porta, perché comunque non è caldo per niente, accendiamo pure le luci perché non si vede più niente adesso, lo sbalzo di luce. Poi, naturalmente, ha fatto quello che deve fare. Allora io che faccio? Prendo un pezzo. The Dentastix, non un intero, però, e glielo do. Questo non sempre, ma oggi è una particolarità perché l'ha voluto vedere la vicina e quindi è stata una cosa in più. Vabbè, non c'era neanche in programma della vicina che voleva vedere il cane, però è andata a potere. Vedi, gli imprevisti, quello che intendevo prima. Lui non esce,
fuori dal perimetro dei casi. Lui se vede un'altra persona, un altro animale, si impunta, si ferma. Tipo, se è una persona che conosce, che comunque è già stata dentro casa mia, che comunque ritiene che sia idoneo a stare nella sua zona, non succede niente. Il problema sussiste nel momento in cui ritiene che la persona che ha invaso il suo territorio, perché lui ha fatto la pipì lì, perché lì nei buzzichi praticamente tutti i cani che vengono a spasso ci fanno la pipì. Vengono giù la strada, vedete la strada bagnata perché stanotte ha piovuto, se mettono lì, capito, fanno la pipì, fanno un casino. E allora lui deve comunque segnare il territorio, ma non esce mai dal perimetro. E premesso che lui non è che parte da solo, eccolo qui, vedete, sta di fianco a me, non è che parte. Se io gli do il via, lui va al controllo generale della situazione. Quindi, questo è, secondo me, un buon addestramento, ma manco tanto perché non è stato un addestramento, è stata una cosa normale, così è venuto spontaneo. Però, vedi, io lo lascio lì, lo lascio fuori se vuole. Ma non è che pia parte, va via, non dà retta, fa come cazzo gli pare. Sta lì. Sì, io faccio. Leo. Vedi? Lui, pam, viene dentro. Se io vado fuori, ecco qui, lui viene fuori. Vedi? Ma non esce. Non, se io gli dico no, de non dà, cioè se io non gli dico, non gli do il via di andare giù per le scale, lui giù per le scale non ce va. Volete un'altra prova? Adesso vi faccio un'altra prova. Leo, vieni qua, vai, vai, vai. Ma tu dici, già l'ho fatto, ecco, se me lo fai fare un'altra volta, vai, vai là. Non te ne va? No, non gliene aveva fatto, lo ha fatto, lui ha controllato la zona sua, il periodo suo, il perimetro suo, e lui ha fatto, non gli serve nient'altro. E quindi niente, volevo fare di alla gente. Quando vedete sta tipologia di bestie, sta tipologia di animali, Amstaff, Pitbull, comunque cani che di indole, non so proprio, diciamo, stinchi de sangue. E che potrebbero creare problemi a voi che magari avete paura di questa tipologia di animali. La paura è quella che scatena l'aggressività nell'animale. Vabbè, lui è un caso a parte, nel senso che se vede che ci avete paura, lui si distanzia perché dice, poi comunque se lo chiamo, gli dico quello che deve fare, non c'è nessun tipo di problema. Però, e non lascia feci giù di sotto, lui c'ha il bagno suo là. Sì, la pipì la fa perché comunque deve fare lo sgrizzetto, deve fare la pisciatina, anche se oggi devo dire l'ha fatta parecchia perché è mattina, si è svegliato adesso, è alzato su, capito? E niente. Quindi, questo video è soltanto per far capire alle persone che mi scrivono nei commenti del cane, museruola, bla 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 bla. Il cane deve andare con la museruola quando è un cane cattivo. Quando è un cane che è stato addestrato male dal padrone, perché il cane non nasce cattivo, viene addestrato a essere cattivo. Poi naturalmente deve comunque difendere
la sua casa e la sua zona. Però il cane non nasce cattivo. Per questo video è tutto. Vi do un appuntamento a un prossimo video, magari giù il garage costruiremo qualcosa insieme. Anzi, devo costruire qualcosa anche per le quagliette, che tra un po', se tutto va bene, dovrebbero tra un po' a voglia, però una decina di giorni si dovrebbero schiudere e questo ne parleremo in un altro video. E quindi a posto, ecco, uno sta lì tranquillo, se io faccio no, chi è? Capolo, capolo, cioè, capite come funziona? So piccole cose, so piccole, magari stronzate, no? Che uno dice una stronzata, te, un cazzaro, vabbè, mi sono incazzato. Però quello che ho voluto dimostrare, ve l'ho dimostrato. E niente, un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!